Buongiorno, vediamo oggi in topografo come poter utilizzare e sfruttare delle funzionalità nel menu topografia che permettono quindi di poter convertire determinati sistemi di riferimento. Innanzitutto andiamo sul menu topografia e andiamo qui conversione tra sistemi. C'è la possibilità infatti di selezionare tutti i punti e cliccando su converti tra sistemi poter andare ad attivare quella funzione che mi permette di fare delle proiezioni. Di base questi punti, torniamo un attimo indietro, questi punti hanno coordinate UTM VGS84 fuso 32. Sono state ricavate ovviamente, sono punti che non sono collegati a nessun libretto, però andando a verificare le coordinate sappiamo che è quel sistema di riferimento. Dobbiamo trasformarlo in un altro sistema di riferimento. Procediamo quindi conversione tra sistemi e abbiamo la possibilità all'interno di questa finestra di gestire diverse tipologie. Ad esempio, posso convertire in sistema ETRF89 VGS84 in Roma Gauss Boaga o UTM D50, quindi tramite le formule di Molodensky. Quindi posso selezionare il fuso di appartenenza, fare converti. Automaticamente vedete se è stata una variazione del sistema di coordinate. Oppure, torniamo un attimo indietro, andiamo a eseguire una conversione, ad esempio, tra un sistema UTM e un sistema verso il catastale, Cassini Soldene. Seleziono di nuovo tutti i miei punti, faccio conferma e sempre nella scheda di conversione posso andare a selezionare conversione utilizzando, per esempio, il passaggio da UTM VGS84 a Cassini Solder. Quindi vado a scegliere da UTM a Cassini Solder la mia situazione. Sistema catastale, prendiamo riferimento Roma Montemario e vado a fare converti. In automatico mi ha convertito, vedete, le coordinate di proiezione in Cassini Soldner. Quindi io posso procedere a fare diverse tipologie di conversione. Torniamo indietro e vediamo l'ultima parte relativa alle conversioni, sempre relativo appunto sulla versione conversione tra sistemi. Posso utilizzare eventualmente i grigliati Verto. I grigliati Verto sono dei sistemi di proiezione che vengono forniti dall'Istituto Geografico Militare, si acquistano le varie sezioni, i vari grigliati in base alla zona di interesse. Oppure ci sono anche possibili c'è la possibilità eventualmente, se io ho un sistema di libretto elaborato con un sistema di riferimento d'origine, scegliere di utilizzare quel sistema d'origine di libretto attivo e applicarlo anche a altri punti presenti in grafica. Come vedete, ci sono vari modi per poter quindi andare a eseguire quelle che sono le varie conversioni.